Va bene, sentite, allora oggi volevo farvi un'introduzione, un po' divagazione sul per prepararci a introdurre il concetto di integrale. Gli integrali geometricamente servono per calcolare le aree delle figure piane, volendo. Una motivazione degli integrali è il calcolo delle aree, e quindi oggi vorrei parlarvi, invece che cominciare direttamente con l'integrale, vorrei parlarvi del concetto di area. E quello che facciamo oggi non è veramente necessario, poi cominceremo lunedì a fare gli integrali, e il fatto che ci sia un collegamento con l'area è intuitivamente evidente, ma non è necessario. Si può fare tutta la teoria degli integrali senza dire in che senso un integrale rappresenta un'area, però tutto sommato mi sembra utile darvi un'idea generale. Quindi quello che facciamo oggi non è strettamente necessario per quello che segue, e non sarò proprio formale, quindi l'argomento che cos'è l'area o misura in generale. L'argomento è molto complicato se uno volesse svilupparlo con tutti i dettagli, e quindi non lo faremo oggi in due ore, però le idee penso di potervele dare, e saranno utili poi per capire quello che facciamo, poi faremo. Quindi, che cos'è l'area? L'idea è che noi vogliamo dire se abbiamo un sottoinsieme del piano. Quindi, oggi parlerò di aree, ma questa introduzione dovrebbe essere fatta in modo che tutto quello che dico in realtà vale più in generale, vale per i volumi nello spazio e per misure n dimensionali in uno spazio di dimensione n. Quindi in questo senso dico misura, faremo l'area, ma perché questo ci semplifica un po' le terminologie, ma tutto si può fare e cercheremo di intuire come in qualunque dimensione. Però concentriamoci sul piano. Per noi il piano è uno spazio vettoriale reale di dimensione 2. Se ci mettete una base diventa R2, questo l'avete visto a geometria. Quindi R2 per noi è il piano euclideo, se volete. E avete una regione e un sottoinsieme, e vorreste dire qual è l'area di questo insieme. Diciamo che denotiamo con M di E, la misura di E, l'area di questo insieme. Allora, sarei curioso di sapere, secondo voi, se io volessi dire voglio definire questa misura sui sottoinsiemi del piano, quali sono le proprietà che deve soddisfare? Diciamo che io voglio avere un approccio assiomatico, mi dico, voglio costruire una misura, quali sono le proprietà che deve avere questa misura per rappresentare il concetto intuitivo di area? Ditemi voi che proprietà vi vengono in mente. Che proprietà ha l'area? Perché una qualche funzione, questa è una funzione, no, definita sui sottoinsiemi? La divisività. La? Additività, nel senso se... Additività, cioè? Se sommo superfici, mi aspetto che l'area della somma sia la somma delle aree. Quindi tu dici misura di E unito F è uguale alla misura di E più la misura di F. Questo non potrà essere vero in generale. Cosa ci vuole? Che l'intersezione c'è non. Se l'intersezione è vuota, no? Quindi se E intersecato F è vuoto, allora questo si chiama additività. E sicuramente è una delle proprietà, forse è in effetti la più importante. Dopodiché il prodotto, l'area appunto moltiplicata per uno scalare. Se io moltiplico per uno scalare, vediamo, se io riscalo l'insieme E, vi suona bene questa notazione? T è un numero reale positivo. Io prendo
Quindi qui ho insiemi disgiunti, le aree si sommano e esce. Cosa succede se io ho un insieme e lo riscalo? Ok, riscalare significa moltiplicare per un certo, fare l'omotopia. Ora supponiamo centrata nell'origine, l'omotopia centrata nell'origine manda il punto x nel punto tx, quindi manda l'insieme e nell'insieme t per e, dove qui uso sempre la solita notazione che se moltiplico un numero per un insieme ottengo un insieme di tutti i punti moltiplicati. Quindi la misura di t per e è quanto dovrebbe essere. T per m di e. Siamo sicuri? Cioè se io prendo un quadrato, lo riscalo di un fattore t, questo lato L, questo lato LT, T quadro, ok, T quadro misura di E, dove questo 2 che cos'è? Il fatto che noi stiamo parlando di area, quindi di misura due dimensionale, quindi questo è più in generale, se fosse una lunghezza in effetti sarebbe T volte, se fosse un volume sarebbe T al cubo. Ok, questa sarebbe diciamo proprietà di riscalamento, non so come si può chiamare. Dopodiché bastano queste proprietà per definire l'area, che altre proprietà vi vengono in mente? Mettere anche tipo un postulato di Terzog, cioè che l'area infinitesima è più piccola dell'area totale. L'area infinitesima, più in generale, l'area di una figura, cioè, potremmo dire questa, la monotonia, cioè come esprimereste la monotonia? Che l'area di figure più grande, cioè se E è contenuto in F, allora la misura di E è minore uguale della misura di F. Questo si chiama monotonia, ok? Più una figura, diciamo, se io ingrandisco una figura, ne prendo una più grande, avrà area più grande. Tutto questo ancora non basta per identificare l'area, ci vuole, diciamo, qualche cosa di partenza ci vuole, cioè l'area di qualche... Sì? Forse invariante per traslazione. Invariante per traslazioni? E la traslazione si potrebbe dire E più V, sommare un vettore. Altro? Le rotazioni, misura della rotazione di E, R, non so chiamiamola, R teta di E, è uguale alla misura di E. Quindi questo si potrebbero mettere assieme perché queste sono tutte isometrie, quindi invarianza per isometrie. Allora, ci sono parecchie proprietà, alcune di queste sono ridondanti, diciamo. Ora vediamo quali sono quelle fondamentali, ma ne manca una di base, cioè... l'area del punto... Cioè devo prendere un'unità di misura, devo dire qual è l'area 1, no? La dimensione 1. Cioè, dimensione 2, se vogliamo, c'è scritto qui, ma diciamo viene... no, devo dire che cos'è che è area 1, cioè... Devo fissare un'unità di misura. Un quadrato, per esempio, la misura del quadrato. Misura del quadrato 0,1 per 0,1. Questo fissiamo come convenzione che abbia area 1. Okay? Allora, sicuramente ora queste ipotesi sono sovrabbondanti. E c'è un fatto che quello che rende difficile la teoria è che ci sono... come dire, delle sorte di paradossi della misura, per cui se voi chiedete di trovare una funzione m definita sull'insieme delle parti del piano, o diciamo anche, ora qui uno si può porre il dubbio, ci sono insiemi che sicuramente hanno area infinita, no? Che un po' ci danno un fastidio. Quindi diciamo che io vorrei definire l'area di sottoinsiemi limitati, cioè insiemi, regioni che stanno dentro un qualche cerchio, un qualche quadrato finito. Quindi
Il fatto è che comunque M non può essere definita, non esiste una funzione di questa complete proprietà che sia definita su tutti i sottoinsiemi del piano. M con queste proprietà non può essere definita su tutti i sottoinsiemi, diciamo finiti, limitati di R2. Cioè c'è un'ostruzione che non è facilissimo da rilevare, che ci dice che non è possibile trovare questa funzione. Se noi, qual è il problema? Se noi vogliamo misurare l'area di qualunque insieme, cioè ci sono degli insiemi talmente brutti che non ha senso definirne l'area. Questo fatto è abbastanza complicato da vedere, però se vi interessa, diciamo, questo argomento è un po' un argomento su cui io, diciamo, è nel mio ambito di ricerca, è fine nel mio ambito di ricerca, quindi potete, se vi interessa, io questo l'ho un po' approfondito, cioè sulle pagine web, sulla mia pagina web c'è un collegamento, un articolo divulgativo in cui si spiega quello che si chiama il paradosso di Banach-Tarski. Cioè ci sono due fatti rilevanti e un altro che si potrebbe chiamare paradosso di Dehn. Vi accenno solo brevemente per mettervi curiosità, se la cosa poi vi interessa vi leggete questi articoli, dovrebbero essere abbastanza comprensibili ora al vostro livello di conoscenze. Ve li dico solo perché sono delle curiosità abbastanza interessanti, poi le dimostrazioni sono difficili, però si possono affrontare, non ve le voglio fare ora. Allora, innanzitutto c'è un fatto che la teoria della misura, questo si chiama, nel piano e nello spazio ha delle cose, diciamo, ha delle proprietà diverse. Cioè nel piano in effetti si potrebbe fare una teoria un po' migliore della misura rispetto che allo spazio. Dal punto di vista, diciamo, algebrico, dal punto di vista analitico, cioè quello che poi io vi proporrò, ora visti questi paradossi che ora vi andrò a dire, dopodiché il metodo che io vi proporrò per definire l'area si generalizza, si può fare in qualunque dimensione, non c'è differenza tra il piano e lo spazio, però ci sono delle differenze se voi scegliete altri metodi. Il paradosso di Dehn vi dice questo, cioè anche se voi, diciamo, uno potrebbe cominciare col dire beh io definisco l'area almeno dei poligoni, no? Quello che si fa alla scuola elementare, uno dice qual è l'area di un rettangolo, base per altezza, questo se volete è la definizione ed è sostanzialmente equivalente al fatto che il quadrato di lato 1 deve avere area 1, e poi dico se due figure si possono tagliare a pezzi, per esempio il triangolo, come faccio? Lo taglio in diversi pezzi, ricompongo i pezzi, ottengo un rettangolo, allora dico che il triangolo deve avere la stessa area del rettangolo. Questo si chiama equiscissione, cioè sarebbe scissione nel senso delle forbici, di scissor equivalence. Cioè io dico due figure hanno la stessa area se tagliandole a pezzi, quindi uso la proprietà additiva, se io taglio una figura a pezzi l'area della figura è la somma delle aree. Poi uso la proprietà, l'invarianza per isometrie, se sposto i pezzi le aree non cambiano, quindi quando li ricompongo, riuso la proprietà additiva, due figure che sono formate dagli stessi pezzi ruotati devono avere la stessa area. Okay? Questo per esempio vi permette di definire l'area di tutti i poligoni del piano. Perché qualunque poligono, voi lo tagliate a pezzi, che possono essere per esempio triangoli. Definite l'area del triangolo, il triangolo si decompone in un rettangolo, quindi definite l'area del triangolo, scoprite che è base per altezza diviso 2, e poi potete definire l'area di qualunque poligono.
bene, questo l'avete visto sicuramente, no? La scuola elementare di solito si fa con le forbici, si fanno questi esperimenti. Allora vi chiedo, si può fare lo stesso nello spazio? Cioè, se voi prendete un poliedro nello spazio, è possibile tagliarlo a pezzi, suddividerlo in poliedri e ricomporlo in modo da ottenere un parallelepipedo o un poliedro? Facciamo un esempio, diciamo, banale. Prendete un tetraedro, una piramide a base triangolare, quattro triangoli equilateri. Siete in grado di tagliarlo a pezzi per comporre un parallelepipedo? Perché questo sarebbe l'analisi, no? Cioè, io vorrei dire, qual è l'area della piramide? Voi lo sapete qual è, come si calcola l'area di una piramide? Area di base per altezza diviso 3. E come si dimostra questa formula? L'avete mai vista la dimostrazione? In realtà no, non si può. Cioè, questo è, diciamo, se volete, è il paradosso di Dan. Un tetraedro, e se vi interessa la cosa, è abbastanza disarmante. Non è possibile suddividere un tetraedro in pezzi, un numero finito di pezzi, che poi li rimettete assieme e ottenete un parallelepipedo. Non è possibile. Alcune figure si possono fare, altre no. Questo è, di solito non viene chiamato paradosso, però secondo me è abbastanza paradossale. Io lo chiamerei paradosso di Dan, cioè una dimostrazione che, se volete, potete vedere. Quindi questo vi dice che il metodo del tagliare va bene nel piano, ma non va bene nello spazio. Okay? E come si fa a ovviare a questo problema? In realtà quello che uno riesce a fare è ottenere quasi un parallelepipedo. Cioè, io se lo divido in pezzi abbastanza piccoli riesco quasi a ottenerlo. No, il parallelepipedo, questo si può dividere in tre piramidi, certamente, sì, sì. Però nessuna di quelle, questo però no, cioè questo non riesce, cioè questo lo posso dividere in piramidi, ma questo non mi dice qual è il volume di questo particolare piramide. Cioè, ci sono dei poliedri, per esempio il tetraedro regolare, che non c'è vertice, non potete dividerlo, ricomporre. Quindi, diciamo, questo vi dice che questo metodo non è, forse non è il modo giusto per definire la misura. E vi dice anche che sostanzialmente il volume di una piramide va fatto per approssimazioni, cioè bisogna in effetti suddividerla in pezzettini e fare un limite, cioè dietro un concetto di limite, che è quello che poi troveremo nell'integrale. Per cui certamente uno si aspetta che l'area di un cerchio, perché questo vorremmo dire, qual è l'area del cerchio? No? Questo ci piacerebbe trovare. L'area del cerchio, certamente il cerchio non è un poligono, e andrà approssimato in qualche modo, di solito si approssima con dei poligoni irregolari, no? È un po' più stupefacente il fatto che in dimensione 3 anche i poliedri vanno approssimati con un processo, diciamo, un passaggio al limite. Va bene. Viceversa, il paradosso di Banach-Tarski è un altro paradosso, se volete, che va nel verso opposto, perché vi dice questo fatto. Supponete di aver definito, vi dice questo fatto che tutto sommato non c'entra con la misura, però ha conseguenze abbastanza importanti. Cioè, supponete di avere una misura definita sugli sottoinsiemi dello spazio. Stavolta questo, di nuovo, entrambi questi due paradossi valgono nello spazio. Questo vi dice che il piano è meglio dello spazio, perché nello spazio non succede qualcosa. Questo paradosso di Banach-Tarski vi dice che nello spazio succede, però viceversa succede anche troppo. Cioè, se voi prendete una sfera e ora, diciamo, quindi il paradosso di Dan vi dice, beh, io potrei pensare ai poliedri, definire l'area, il volume dei poliedri, o i poligoni, l'area dei poligoni, e però c'ho dei problemi, perché non tutti i poliedri poliedri che devono avere lo stesso volume, non è detto che si decompongano, si possano scomporre uno nell'altro. Questo succede.
Allora uno dice, vabbè, io definisco il volume non solo dei poliedri, di tutti i sottoinsiemi, e spero di poter definire un volume che sia additivo, ok? Il volume di due insiemi disgiunti è la somma dei volumi. E cosa è successo? Questo è abbastanza interessante. Banach e Tarski stavano cercando di dimostrare, c'è una teoria degli insiemi, c'è un assioma che noi non abbiamo mai veramente esplicitato, che si chiama assioma della scelta, è una proprietà naturale che uno si aspetta ci sia negli insiemi, ed è talmente naturale che loro dicevano, beh, ma questa proprietà si potrà dimostrare in qualche modo, oppure se ci scriveva, è una proprietà che si può dimostrare oppure è un assioma che noi dobbiamo opporre alla teoria degli insiemi. L'assioma della scelta, se volete, dice questo, che se voi avete un insieme infinito di insiemi, esiste un insieme che ha un elemento di ognuno di questi insiemi. È una cosa abbastanza banale, no? Sembrerebbe questo. Cioè, se io ho infiniti insiemi, esiste un insieme che si chiama una sezione, un insieme che contiene esattamente un elemento di ognuno di questi insiemi. Scelgo un elemento da ogni insieme. Sembra una cosa assolutamente innocua, naturale, che deve valere. E allora si pone la questione se questo è legato agli altri assiomi, insomma, diciamo così. Tarski, che era un logico, credo della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, si è detto, ma questo assioma della scelta non sarà addirittura contraddittorio con gli altri assiomi? Cioè uno si può porre due domande, o può essere dimostrato con gli altri assiomi, o in contrasto con gli altri assiomi, oppure è indipendente. E lui si è posto la domanda, non è che l'assioma della scelta porta delle contraddizioni, paradossi, e ha trovato questo paradosso, che si chiama appunto paradosso di Banach-Tarski, che però non è un paradosso, è un fatto dimostrato, è, diciamo, paradosso nel senso che è antiintuitivo. Dice questo, se voi prendete una sfera, la potete suddividere l'insieme, la sfera piena, l'insieme, sotto insieme del R3 di tutti i punti che distano meno di uno dall'origine, un insieme di punti, ok? La sfera, la palla, diciamo, la sfera piena. Va bene, allora lui dice, cioè ha dimostrato, usando questo assioma della scelta che vi ho detto apparentemente innocuo, che voi lo potete dividere in un numero finito di pezzi, non mi ricordo, 5 pezzi, credo. 5 pezzi cosa vuol dire? Sono 5 sottinsiemi disgiunti tra loro, la cui unione dà tutta la palla, ok? Ora questi pezzi però non saranno molto brutti, non dovete immaginarvi questa cosa qui, sono dei pezzi tutti sconnessi, no? Perché ogni qui pezzo vuol dire insieme, un insieme può essere formato da punti sparsi, può essere una cosa molto brutta, però sono 5 insiemi disgiunti che hanno come unione tutta la palla. Allora cosa succede? Che questi 5 insiemi voi li potete ricomporre, ne mettete 3 da una parte e 2 dall'altra, e quello che ottenete sono 2 palle dello stesso raggio di quelle iniziali. Cioè è una cosa abbastanza sconvolgente, se ci pensate. Cioè avete un insieme di punti che sono, formano una palla, lo dividete in 5 pezzi bruttissimi, cioè pensate che ci sono, cioè se poi vi interessa e vi guardate la dimostrazione, questi pezzi sono bruttissimi, ci sono dei punti sparsi, isolati, però sono 5 sottoinsiemi disgiunti, la cui unione dà tutta la palla. Cosa fate? Prendete questi insiemi, li ruotate, li traslate e ottenete 2 palle uguali a quelle di prima, cioè avete duplicato la massa, cioè non c'è, questa è una violazione della conservazione della massa in un certo senso, okay? Se fosse possibile fare questo ragionamento, voi avete, cioè in realtà la palla si fa per la palla, ma se vale per la palla vale per qualunque insieme abbastanza regolare, un cubo, un lingotto d'oro, voi lo dividete in 5 pezzi, ottenete 2 lingotti d'oro. Ovviamente questo contrasta un po' con la nostra intuizione, cioè c'è qualcosa che non va, ma vabbè, allora questo per dire che cosa? Che, cioè, cosa ci dice questo esempio? Esempi molto più semplici
con un numero infinito di pezzi. Se voi dividete, è molto facile invece dividere un insieme in un numero infinito di pezzi in cui, che poi ricomposti danno due volte lo stesso insieme. Questo è più facile, è un esempio dovuto a Vitali. Però questo addirittura con un numero finito di pezzi. Cosa ci dice questo? Che non è possibile definire questi pezzi, io non potrò definire l'area, perché se io definisco l'area di questi pezzi, quest'area non soddisfa le proprietà che noi vogliamo, non è additiva, ok? Viola queste condizioni intuitive. Ok, allora tutto questo per dire che quando voi volete definire la misura di un insieme, perché stiamo parlando qui di insiemi di punti, non siamo più nella geometria, diciamo, euclidea, dove gli oggetti sono tutti ideali, no? Ci sono punti, rette, no? Questi sono insiemi, noi possiamo costruire forme geometriche arbitrarie facendo insiemi di punti. Allora, questo paradosso ci dice che non sarà possibile definire la misura di qualunque insieme, va bene? Okay? Quindi dobbiamo essere preparati a trovare una categoria di insiemi che saranno quelli che si chiamano insiemi misurabili, di cui possiamo definire l'area, e bisognerà lavorare su quelli. E questo ci porta dietro delle difficoltà, perché ogni volta che noi costruiamo un insieme, prima di misurare, di calcolarne l'area, dovremmo dire che verificare che l'insieme sia misurabile, perché altrimenti ci sono dei paradossi che rischiamo di trascurare, insomma. Ci sono delle situazioni che potrebbero capitare che noi vogliamo, che ci porterebbero a delle contraddizioni. Ok, allora qual è l'idea? Quindi che vorrei introdurre oggi, vediamo quanto riesco a dirvi, non potrò darvi tutti i dettagli, però tolto il fatto che ci sono dei problemi, posto il fatto che noi vogliamo definire l'area di insiemi, cioè qual è il nostro obiettivo, dire qual è l'area del cerchio, questo sarebbe, no? Il cerchio almeno vogliamo misurarlo e trovarne l'area e dire che è pi greco R4, questo vogliamo fare. Ok. Posto questo, dovremo porci la questione di dire quali sono gli insiemi misurabili e definire che cosa vuol dire che un insieme è misurabile. Ora c'è un'altra difficoltà, che è quella dovuta al fatto che la teoria giusta, vera, della misura è troppo complicata per farla al primo anno, e temo non la farete neanche il prossimo anno. Diciamo, questi sono argomenti più del corso di complementi di analisi matematica, quello che si fa al secondo anno, quando farete i volumi, gli integrali di volumi, l'area delle superfici. La teoria, quella vera, che si chiama la teoria di Lebesgue della misura, è troppo complicata per farla, non dico in due ore, ma neanche in una settimana, per cui ne faremo una teoria semplificata, che è quella sostanzialmente che usavano anche gli antichi greci, da Archimede, che è quello che ci basta per quest'anno. Quindi noi faremo una teoria semplificata che ci darà degli integrali semplificati, che sono gli integrali di Riemann. La teoria vera è un po' più complicata, si chiama misura di Lebesgue, che dà origine agli integrali più complicati, che sono gli integrali di Lebesgue. Qual è la differenza tra le due teorie? La differenza è quali sono gli insiemi misurabili, cioè quella che facciamo quest'anno, la teoria della misura che facciamo quest'anno, ha sostanzialmente pochi insiemi misurabili ed è carente per certi passaggi al limite, cioè non è sufficiente per gli scopi che uno si propone, cioè uno avrebbe bisogno di più insiemi misurabili, e quindi la teoria va estesa, e ovviamente la teoria estesa estende quella precedente, quindi avrà più insiemi misurabili, ma darà la stessa misura agli insiemi che erano già misurabili per la teoria precedente. Quindi noi facciamo ora la misura di Peano-Jordan, che è la versione semplificata, che è quella che porta gli integrali di Riemann, che facciamo quest'anno. La misura, quella vera, che serve se uno vuole fare dell'analisi vera, si chiama misura di Lebesgue, e non credo che la farete, non so se la farete il prossimo anno, ma certamente la userete nel corso di
metodi matematici, cioè si usa di continuo. Sostanzialmente vi dico, poi non ne discutiamo più di questa misura di Lebesgue, vi dico qual è la differenza, che la misura di Peano Jordan dal punto di vista strettamente matematico non è neanche una misura, cioè il concetto di misura non viene soddisfatto, però chiamiamola così, è una misura, ha questa additività, nel senso che voi, questa sarebbe un'additività finita, cioè se voi avete due insiemi disgiunti, la misura della somma dell'unione è la somma delle misure. Ovviamente se ne avete 1000 di insiemi disgiunti, quello si itera, la misura dell'unione di 1000 insiemi disgiunti è la somma delle 1000 misure. Ora questo non è sufficiente poi per avere una teoria completa, e quindi quello che fa Lebesgue è, vorrebbe una condizione un po' più forte, cioè che l'unione di una quantità numerabile di insiemi, cioè se voi avete una quantità numerabile di insiemi disgiunti, vorreste che la misura dell'unione numerabile sia ancora la somma, cioè la serie delle misure. E questo sarebbe il concetto vero di misura. Okay? Quindi invece che l'additività ci vorrebbe quello che si chiama sigma additività, dove sigma significa infinita, numerabile. Però questo, come vi dicevo, è molto, molto più complicato, ci vorrebbe un sacco di tempo, quindi non lo facciamo. Anche perché poi uno deve cominciare a capire le cose con le definizioni più semplici. Quindi ora ci concentriamo su quella che chiamiamo misura di Peano Jordan. E sostanzialmente qual è l'idea? È che di queste proprietà noi ne scegliamo un insieme minimale che vogliamo che valgano, diciamo, procediamo in maniera assiomatica, diciamo, quali sono le proprietà che vogliamo che valgano, e ce ne sarà un insieme minimale di queste proprietà e poi le altre verranno di conseguenza. Okay? Vogliamo avere tutte queste proprietà, però scegliamo un insieme minimale. Allora io vi dico che l'insieme, si possono fare diverse scelte, ma le proprietà più fondamentali che sembra naturale scegliere sono questa, la additività, quindi questa la teniamo, poi ci vuole una proprietà di normalizzazione, quant'è la misura di un rettangolo o di un quadrato, e quella la teniamo, e poi ci vuole la monotonia almeno. Okay? Se io ho un insieme che contiene un altro, la sua misura sarà più grande. E direi che questo basta. Dopodiché tutte le altre proprietà, per esempio l'invarianza per traslazioni, rotazioni, come cambia per riscalamento, vengono di conseguenza da queste. Questo è abbastanza interessante. Quindi vogliamo definire, diciamo, dato un sottoinsieme del piano, vogliamo definire la misura di questo sottoinsieme in modo che valgano queste proprietà, e la prima da cui partiamo è proprio la misura del quadrato o del rettangolo. Ora sarebbe equivalente, si potrebbe supporre che solo il quadrato ha misura 1, ma tanto vale supporre che il rettangolo ha come area base per altezza. Questo è fatto di base, quindi se R è un rettangolo, e però ora qui ci semplifichiamo le idee, il rettangolo non è un rettangolo qualunque, ha i lati paralleli agli assi coordinati, quindi noi consideriamo come, diciamo, in un certo senso partiamo da un sistema di riferimento privilegiato, gli assi cartesiani, perché come vi dicevo poi alla fine dimostreremo che in realtà tutto questo è invariante per rotazioni, ma questo si vedrà solo alla fine. All'inizio, diciamo, le nostre definizioni sembrano dipendere dal sistema di riferimento, cioè non possiamo escludere che dipenda dal sistema di riferimento. Allora, che cos'è un rettangolo? Se voi prendete un intervallo x1 x2, il rettangolo è il prodotto cartesiano di due intervalli. Allora volete che la misura del rettangolo sia base per altezza, cioè sia x2 meno x1 per y2 meno y2. Come vi dicevo, basterebbe il quadrato unitario, perché poi questo potrebbe venire di conseguenza, però è un po' è una fatica inutile fare l'ipotesi più restrittiva, tanto questo deve essere così, deve essere vero. Okay? D'altra parte, immaginate, beh, insomma, poi lo vediamo.
Immaginate come un rettangolo qualunque può essere suddiviso in quadratini da cui poi si ricava questa forma. Va bene, 2 che la misura di E unito a F sia additiva, quindi sia misura di E più misura di F se gli insiemi sono disgiunti, e 3, e quindi prendiamo che se E è contenuto in F la misura è additiva, è monotona. Okay. Se prendete questi tre assiomi, ora si tratta di dire quali sono gli insiemi misurabili, cioè queste proprietà non varranno su tutti gli insiemi, ma solo sugli insiemi che io definisco essere misurabili. Su quella classe di insiemi vogliamo che valgano queste proprietà. Allora, certamente questa classe, quindi si comincia a costruire questa classe conterrà i rettangoli, perché sui rettangoli abbiamo già una definizione che ci dice qual è la misura, quindi tutti i rettangoli diciamo che sono misurabili e hanno questa misura. Ora c'è una piccola difficoltà che vi potrebbe sembrare stupida, perché uno è abituato appunto a pensare nei sensi euclidei, cioè un rettangolo è una figura geometrica. Ma in realtà noi qui dobbiamo distinguere, questi rettangoli sono rettangoli chiusi, cioè sono rettangoli che contengono i punti della frontiera. Sono insiemi di punti, quindi ci sono diversi tipi di rettangoli. Un rettangolo può avere i punti della frontiera oppure può non averli. Avranno la stessa area questi rettangoli? Cioè, se gli intervalli non sono chiusi ma sono aperti o semiaperti, l'area, possiamo dire che l'area del rettangolo è comunque data da questa formula? La risposta è sì, cioè decidiamo che questa formula vale anche se gli intervalli sono esclusi, uno o l'altro o tutti e due. E perché questo è sensato e deve essere così? Perché se voi prendete un qualunque rettangolo che abbia o non abbia la sua frontiera, questo conterrà al suo interno un rettangolo con tutti i punti della frontiera, cioè un rettangolo chiuso come questo. E prendendo un epsilon molto piccolo, per ogni epsilon io trovo un rettangolo chiuso che è, diciamo, trovo, come si può dire, qualunque rettangolo che abbia questi estremi è contenuto nel rettangolo chiuso, quindi qui c'è un rettangolo chiuso che ha gli stessi, formato dagli stessi intervalli, dagli intervalli con gli stessi estremi, intervalli chiusi, che contiene il mio rettangolo. Se io tolgo dei punti di frontiera, lo contiene. D'altra parte, anche se tolgo dei punti di frontiera, il mio rettangolo grande conterrà un rettangolo leggermente più piccolo che ha tutti i punti di frontiera e la cui misura differisce quanto poco voglio. Okay? Non so se è chiaro. Questo rettangolo contiene, per ogni epsilon, un rettangolo x1 più epsilon, x2 meno epsilon, per y1 più epsilon, y2 meno epsilon. Cioè, se io riduco ogni estremo lo sposto di epsilon, ottengo un rettangolo contenuto strettamente, la cui area so quanto vale. E quant'è l'area di questo? È questo prodotto più un errore, che però va a zero con epsilon, perché viene epsilon volte la lunghezza dei lati, più ci sarà un epsilon quadro per 4, una cosa del genere, no? Come vi dicevo, non voglio fare i dettagli, però è abbastanza naturale questo fatto. E cosa mi dice quindi? Che io uno parte con, quali sono gli insiemi misurabili? I rettangoli chiusi sono misurabili, chiusi e limitati sono misurabili, e questi sono quelli della forma x1 e x2 per y1 e y2, e la loro misura è base per altezza. Okay? La base è x2 meno x1, l'altezza è y2 meno x1. Però poi cosa possiamo dire? Tutti i rettangoli limitati
sono misurabili, cioè gli insiemi della forma I per J, dove I e J sono intervalli limitati, siano aperti, semiaperti, chiusi, non importa. Perché? Perché ognuno di questi rettangoli contiene un rettangolo chiuso che ha un'area, l'area, diciamo, base per altezza meno un piccolo epsilon. Ok? E siccome voglio che valga, qui è importante, voglio che valga la monotonia, se il mio rettangolo contiene un rettangolo chiuso, la sua area dovrà essere maggiore dell'area di quel rettangolo che contiene. D'altra parte, ogni rettangolo è contenuto nel rettangolo chiuso con gli stessi estremi, quindi la sua area da un lato è minore di base, è minore uguale di base per altezza, dall'altro lato è maggiore uguale di base per altezza meno epsilon. Questo è vero per ogni epsilon, quindi l'unica possibilità è che la sua misura, la misura di questo, sia uguale a quello. Ok? Ritorna. Cioè sto dicendo che un segmento, i lati del rettangolo, i segmenti hanno area nulla, questo sto dicendo. Che è un po', sembra una banalità, però scende, quello che vi voglio far capire è che discende sostanzialmente da queste richieste. Okay? Cioè in un certo senso sto dicendo che un segmento ha area nulla perché è contenuto in rettangoli arbitrariamente piccoli, e quindi la sua area è minore di qualunque epsilon, quindi l'unica possibilità è che sia 0. Va bene? Dopodiché, una volta che uno ha dei rettangoli chiusi, semichiusi, un po' come gli pare, può definire i polirettangoli. I polirettangoli sono misurabili. E cosa sono i polirettangoli? Sono unioni di rettangoli. Se voi prendete un insieme, i rettangoli sono tutti con gli assi, con i lati allineati agli assi, quindi i polirettangoli per me sono unioni di rettangoli con lati paralleli, saranno insiemi di questa forma. Potrebbero anche non essere connessi, un insieme posso avere più rettangoli, posso avere dei segmenti che sono dei rettangoli degeneri. Non lo sto a scrivere, un polirettangolo è un'unione di rettangoli. Allora, e quale sarà l'area però di un polirettangolo? L'idea è che se voi avete un'unione di rettangoli, questa si può scrivere come unione disgiunta di rettangoli. E come fate? Se voi avete una qualunque unione di rettangoli, cioè qui c'è un problema, perché l'unione di due rettangoli, per esempio, potrebbe essere questa. I due rettangoli potrebbero avere un'intersezione che ha area positiva, no? E quindi l'unione di rettangoli, la misura non è la somma delle aree dei rettangoli, ma quello che succede è che qualunque unione di rettangoli voi facciate si può decomporre come unione di rettangoli disgiunti. Come si fa? Semplicemente voi prendete i rettangoli, hanno delle coordinate x degli estremi e delle coordinate y, prendete tutte le coordinate x di tutti i rettangoli, tutte le coordinate y di tutti i rettangoli, fate una griglia. Okay. In cui scegliete tutte le possibili coordinate e prendete tutti i rettangoli che si formano su questa griglia. Okay? Questi sono tutti disgiunti tra loro. Bisogna fare attenzione che per me disgiunto vuol dire che i lati non hanno punti in comune, ma abbiamo detto prima che i lati ce li posso mettere o no, e quindi non è rilevante se i rettangoli in realtà hanno dei lati in comune. Questo non è rilevante perché sostanzialmente quell'intersezione avrebbe comunque misura area nulla, però scegliendo opportunamente gli intervalli semiaperti, okay, io avrei tutte le coordinate x di tutti i rettangoli, tutte le coordinate y di tutti i rettangoli, che sono, potrebbero essere un numero diverso. Quali sono i rettangoli che posso utilizzare? Con tutti i rettangoli della forma li potrei prendere semiaperti, xk più 1 per yk più 1. Se prendo rettangoli semiaperti, tutti questi sono disgiunti, sono tutti questi rettangoli, e non li devo prendere tutti perché sto scegliendo anche dei rettangoli che stanno fuori dalla mia figura, però se scelgo tutti quelli che stanno dentro la figura, questi sono rettangoli disgiunti la cui unione è il mio polirettangolo. E quindi io cosa dico? Che i polirettangoli sono unione disgiunta di rettangoli, la loro area sarà la somma
delle aree dei rettangoli disgiunti, e questo perché deve valere l'additività, quindi se ha una misura l'unica possibilità è che sia quella. E qui si pone la domanda se questa è una buona definizione, cioè se io ho un polirettangolo e lo divido in modi diversi in rettangoli, ottengo la stessa area? Io ho questo polirettangolo, questo lo posso decomporre in modi diversi, no? Cioè tutti i polirettangoli ovviamente si possono decomporre in modi diversi, magari ci metto anche più rettangoli. È vero che la somma di questi, delle aree di questi rettangoli è la stessa? Due suddivisioni? E questo chiaramente deve essere vero, no? Intuitivamente è chiaro, e la dimostrazione è anche abbastanza semplice. Come si fa a dimostrare che due diverse suddivisioni dello stesso polirettangolo vi danno la stessa area, cioè la somma delle aree dei rettangoli è la stessa? Beh, perché entrambe si possono suddividere in questo modo qui. Okay? Io metto assieme tutte le coordinate x di tutti i rettangoli coinvolti in queste due suddivisioni, tutte le coordinate y, e suddivido entrambi questi polirettangoli, suddivido entrambi usando tutte le rette che contengono i lati dei rettangoli. E cosa succede? Che se io uso tutte queste rette, faccio entrambe le suddivisioni, ottengo la stessa suddivisione. Cioè le due suddivisioni hanno una sottosuddivisione comune, quindi quella avrà la stessa area, e dopodiché devo dimostrare che se un rettangolo è suddiviso in rettangoli, cioè basta dimostrare che se io divido a metà un rettangolo, la sua area è la somma delle due aree. Ok? Vi torno a dire un po' persi, e questo è vero perché l'area del rettangolo ha questa proprietà. Cioè, il rettangolo ha questa proprietà che se voi lo dividete a metà, quindi mettete che aggiungete un punto x3 qui in mezzo, l'additività se volete la proprietà distributiva del prodotto vi dice che l'area di un rettangolo diviso a metà, se avete un rettangolo lo dividete a metà, qui c'è x1, x2, x3 meno x1 per l'altezza è uguale a x3 meno x2 per l'altezza più x2 meno x1 per l'altezza, che è la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Quindi i rettangoli possono essere divisi, se ho due poli rettangoli con qualunque suddivisione posso trovare una sottosuddivisione comune su cui quindi le aree coincidono, e siccome la sottosuddivisione si ottiene con passaggi di questo genere, in realtà le aree di polirettangoli scritti in maniera diversa, lo stesso polirettangolo scritto in maniera diversa, è la stessa. Va bene? Quindi si definisce, cioè tutto questo se lo volete formalizzare è abbastanza faticoso, per cui per questo io non lo voglio fare, perché verrebbe lungo, non so se riuscirò prima o poi a scrivervi degli appunti, ma come vi dicevo non è una cosa rilevante, solo per capire come bisognerebbe farlo. Comunque, i polirettangoli sono misurabili e la misura è la somma delle aree dei rettangoli che li compongono, in qualunque modo voi li suddividiate. Allora, cosa succede? Che sui polirettangoli potete dimostrare delle formule di additività. Ovviamente se due polirettangoli sono disgiunti vale questa proprietà, quindi sui polirettangoli la misura che ho definito soddisfa tutte quelle proprietà che abbiamo elencato. E osservate che dobbiamo anche dimostrare che un rettangolo, cioè cos'è che abbiamo dimostrato anche? Che un rettangolo è anche un polirettangolo, cioè può essere suddiviso in qualunque modo e la sua area è la somma delle aree dei rettangoli che lo suddividono. E dopodiché uno può dimostrare formule di questo genere sui polirettangoli. Vale questa proprietà se P e Q sono polirettangoli anche P unito Q, P intersecato Q, P meno Q, Q meno P sono polirettangoli. Ok, questo è ovvio, se avete un insieme che è unione di rettangoli,
se fate l'unione con un altro insieme che è unione di rettangoli, è unione di rettangoli. Ma lo stesso vale per l'intersezione, perché se voi intersecate due insiemi che sono unioni di rettangoli, cioè, è chiaro, non voglio dimostrarlo, ma è chiaro che anche l'intersezione è unione di rettangoli, e anche la differenza, sono tutti insiemi fatti allo stesso modo, sono insiemi poligonali con i lati paralleli agli assi. E quindi vale che la misura dell'unione è uguale alla misura, cioè se avete due poli rettangoli, uno può scrivere, anche se non sono disgiunti, può scrivere una formula che dice che la misura dell'unione che cosa sarà? La misura di P e Q sarà la misura di P meno Q più la misura di P intersecato Q più la misura di Q meno P. Cioè se voi fate l'unione di due insiemi che non sono disgiunti, ci sono tre pezzi disgiunti che sono P meno Q, Q meno P e P intersecato Q. Ok? Ci sono tre pezzi qui. E cosa succede siccome questi tre pezzi sono disgiunti? Siccome sui polirettangoli l'area è additiva, vale questa formula che è l'additività, insomma un po' più in generale. E ovviamente, ok, vale questa proprietà, che unione, intersezione, differenza, tutti questi insiemi che io sto considerando sono in effetti polirettangoli. E ora viene il passo, diciamo, il passo veramente importante è come faccio a misurare insiemi che non siano polirettangoli, un cerchio per esempio, come faccio a misurare un cerchio? Cioè, fino a qui è, in un certo senso è tutto un po', ora io ho cercato di formalizzarlo nei dettagli, ma è tutto abbastanza chiaro, cioè che le aree di insiemi che siano polirettangoli abbiano queste proprietà è una cosa, diciamo, ci sembra assolutamente ovvio, no? Ora, se io ho un insieme qualunque, ma diciamo un cerchio, come faccio a definire l'area del cerchio? L'idea è che io posso considerare uso la monotonia della misura, cioè io so che l'area del cerchio, se si può definire, perché ancora non lo so, se si può definire, come si potrà definire? Beh, il cerchio contiene dei poli rettangoli e deve avere quindi un'area che è maggiore di delle aree di tutti i poli rettangoli contenuti. Quindi io qui guardo tutti i poli rettangoli che sono contenuti nel cerchio. E l'area del cerchio, se la posso definire, deve essere maggiore di dell'area di qualunque polirettangolo contenuto, e viceversa deve essere inferiore all'area di qualunque polirettangolo che contiene il cerchio. Ok? Ritorna. Per monotonia, se l'insieme è misurabile, la sua area deve essere compresa tra l'area di un insieme misurabile contenuto e l'area di un insieme misurabile che lo contiene. Allora si fa questa definizione, sia E un sottoinsieme di R2, e cosa posso considerare? La misura inferiore di E e la misura, diciamo, la misura interna e la misura esterna di E. A questo punto E è un sottoinsieme qualunque. Quale sarà la misura interna? Beh, io prendo tutti i poli rettangoli che stanno dentro il mio insieme e ne prendo la misura, quindi la misura di P, P polirettangolo contenuto in E. E allora cosa succede? Se il mio insieme, abbiamo detto, se il mio insieme ha una misura, dovrà essere maggiore o uguale di tutte queste. E qual è il minimo quindi che può essere questa misura? La misura interna è l'estremo superiore di questo insieme. Ritorna. Questo è il fatto importante che poi rivedremo con l'integrale di Riemann, si rifarà lo stesso ragionamento, ma vi sembra sensato, naturale? Cioè io sto dicendo, se io ho un insieme del piano, la sua misura quanto potrà essere al minimo? Al minimo è più grande della misura di tutti i poli rettangoli che sono contenuti, perché voglio mantenere la monotonia, ok? Quindi meno di così non potrà essere. E quanto potrà essere al massimo? Beh, io prendo la misura dei poli rettangoli, questi chiamiamoli P, lo star in basso,
P con star in alto. E cosa dovrò fare? Di tutti i poli rettangoli rossi, quelli che contengono, il mio insieme, se ha una misura, dovrà avere misura minore di quella, quindi minore dell'estremo inferiore. Ok? Cioè io ho un insieme qualunque, se posso definirne una misura, questa misura dovrà essere maggiore dell'estremo superiore di tutte le misure dei poli rettangoli contenuti e minore o uguale dell'estremo inferiore della misura di tutti i poli rettangoli che lo contengono. Giusto? E, quello che può succedere è ovviamente ogni polirettangolo che contiene l'insieme ha misura maggiore di ogni polirettangolo che è contenuto nell'insieme. L'area dell'insieme rosso è certamente più grande dell'area verde perché sui polirettangoli c'è la monotonia. Quindi certamente la misura inferiore è minore o uguale della misura superiore. Ok? Perché sto facendo l'estremo superiore, questi sono due insiemi separati, ogni elemento di questo insieme è maggiore di ogni elemento di questo insieme. Scusate, ogni elemento di questo insieme è minore di ogni elemento di questo insieme, quindi l'estremo superiore dell'insieme che ha i valori minori è a sua volta minore o uguale dell'estremo inferiore dell'insieme che ha i valori maggiori. Ok, ritorno, qui c'è la retta reale e qui ci sono i polirettangoli, tutti i polirettangoli che contengono il mio insieme avranno delle misure m di p star che sono maggiori delle misure m di p star in basso dei polirettangoli contenuti. E allora qual è la cosa che dobbiamo sperare? Dobbiamo sperare che queste due misure esterna e interna coincidano, ok? E quindi diciamo così, se la misura interna è uguale alla misura esterna, allora quella è la misura del mio insieme. Cioè se io approssimando dall'interno e dall'esterno ottengo lo stesso limite, che poi sono estremi superiore e inferiore, allora ha senso dire che quella è l'area dell'insieme. Allora diremo che E è Peano, Jordan, perché questa è la, come vi dicevo, è una tipologia di misura la più semplice che consideriamo, si chiama Peano Jordan, misurabile, cioè misurabile secondo Peano Jordan, e definiamo la sua misura m di e come il valore comune di queste due quantità. Ok? È sensato? Allora adesso vi chiedo, vi viene in mente un insieme che non è misurabile secondo Peano Jordan? Cioè, per il cerchio intuitivamente è chiaro che io posso fare in modo, prendendo i polirettangoli con sempre più rettangoli, riesco a fare in modo che la differenza tra le aree rosse e quelle verdi sia piccola a piacere, quindi che la differenza tra queste due quantità sia minore di epsilon e quindi che gli estremi siano uguali, quindi il cerchio sarà Peano Jordan misurabile. Ora non lo possiamo dimostrare, lo vedremo più avanti, però intuitivamente è chiaro. Ma ci sono secondo voi degli insiemi, dovete pensare a insiemi brutti, insiemi di punti, che non soddisfano questa proprietà, cioè se li approssimate dall'interno ottenete molto meno che approssimandoli dall'esterno. Per esempio, un insieme che non contiene nessun polirettangolo, un insieme di punti che non sia vuoto e che però non contiene all'interno dei polirettangoli, diciamo, di misura positiva, cioè non contiene nessun rettangolo. Ci sono degli insiemi anche, diciamo, abbastanza grossi che però non contengono neanche un rettangolo con area positiva. Dei punti messi sparsi. Esattamente, cioè se io prendo dei punti sparsi dappertutto, nessun rettangolo. Qual è l'esempio più semplice che si può fare? Prendete
questo insieme, prendete l'intervallo 0,1, ma non tutto l'intervallo, prendete solo i numeri razionali, per esempio, intersecato Q, e ne fate il prodotto per 0,1. Cioè state prendendo, se non ci fosse questo, sarebbe il quadrato 1 per 1, quadrato 0,1 per 0,1, però non state prendendo tutto il quadrato, state prendendo i segmenti, tutti i segmenti verticali che hanno coordinata x razionale, e questi sono infiniti, e purtroppo sono infiniti ma sono densi. Cioè cosa succede? Che non c'è nessun rettangolo contenuto in questo insieme, vi torna questo, cioè nessun rettangolo di area positiva è contenuto in questo insieme, perché qualunque rettangolo contiene punti che hanno coordinate x non razionali. Se gli estremi, se x1 è minore di x2, qui in mezzo ci sono dei punti che hanno coordinate razionali, perché in ogni intervallo ci sono dei numeri razionali. Quindi la misura interna di E è uguale a 0, perché solo rettangoli di area 0 stanno dentro, e unione di rettangoli di area 0 avrà area 0. D'altra parte la misura esterna quanto sarà? Beh, per lo stesso motivo, qualunque polirettangolo che contiene questo insieme deve contenere il quadrato intero, ok? Perché se contiene i punti con coordinate razionali deve contenere anche i punti con coordinate irrazionali, perché i rettangoli hanno queste proprietà. E quindi la misura esterna è 1. Quindi quello è un esempio di insieme non misurabile. Quindi questi insiemi non misurabili ci sono. Diciamo ci sono, decidiamo che questo non è misurabile. Se voi andaste avanti, facesse la misura di Lebesgue, siccome questo insieme è unione numerabile di insiemi di misura nulla, per Lebesgue questo insieme è misurabile e ha misura 0. Però noi non siamo in grado di rendercene conto, cioè per noi questo non è misurabile. Okay? Dovrebbe avere misura 0 questo insieme moralmente, perché è un'unione numerabile di insiemi di misura nulla, e quindi dovrebbe avere misura netta 0. Però è anche vero che invece che Q poteste prendere un insieme più che numerabile di punti, cioè riuscite a trovare degli insiemi che sono più che numerabili, in cui è più che numerabile sia l'insieme che il complementare, e quello sarebbe un insieme che, insomma, con un po' di fatica potete dimostrare, e anche questo c'è su quell'articolo che vi dicevo, divulgativo, che ho scritto, insomma si può dimostrare che anche per la misura di Lebesgue, cioè anche se uno avesse la numerabile additività, ci sono degli insiemi che non sono misurabili. Questo sarà misurabile, ma ne trovo degli altri che non sono misurabili. Va bene, allora abbiamo definito quindi che cos'è un insieme misurabile e come si misura l'area con questo processo di approssimazione, ok? Ora, quello che bisognerebbe verificare ora, e che in realtà è importante, quello che un po' in effetti, diciamo, tutto questo lo faremo con gli integrali di Riemann, sostanzialmente allo stesso modo, ma ripartendo da zero, lunedì ripartiamo con la definizione di integrale di Riemann. Quello che un po' ci manca è dire che questa misura che abbiamo definito è in effetti invariante per rotazione. Questo non è del tutto ovvio, ok? Perché i nostri polirettangoli, come vi dicevo, se io li ruoto non sono più polirettangoli. Okay? Ho scelto degli assi privilegiati, e quindi la parte ora veramente interessante sarebbe, quello che ora cerchiamo di fare negli ultimi minuti che mancano, dimostrare che una volta fatta questa definizione, questi insiemi che io ho definito, beh, devo dimostrare diverse cose. Innanzitutto che non è ovvio che questa misura che io ho definito sia effettivamente additiva o monotona, questo non è del tutto ovvio, e poi non è ovvio che sia invariante per rotazioni, cioè che se io ruoto insieme, per esempio se io prendo un quadrato ruotato, come mai questo dovrebbe avere la stessa area del quadrato? Questo, per come l'abbiamo impostato, non è una cosa ovvia, ok?
E allora quello che bisogna fare è un lemma abbastanza noioso, che però cerco di dirvi, cioè se B e F sono piano Giordano misurabili, cioè vale per questi insiemi le stesse proprietà che avevamo sui polirettangoli. Allora E unito F, E intersecato F, E meno F, F meno E, voi avete due insiemi E F, vorreste dire che la classe, abbiamo definito una classe di insiemi misurabili, beh, vorremmo dire che questa classe ha delle buone proprietà, cioè se io ne faccio le operazioni insiemistiche di base, le operazioni insiemistiche, tutte le operazioni che posso fare, quindi unione, intersezione e differenza, beh, vorrei dire che ottengo ancora insiemi misurabili, quindi questo mi dà una chiusura degli insiemi misurabili per le operazioni insiemistiche, che tutto sommato è utile, e poi vorrei anche che valesse una formula di additività, quindi questi sono piano Giordano misurabili e vale la formula che la misura dell'unione, che cosa sarà? Sarà la misura di E meno F, questa lunetta, più la misura dell'intersezione, questa lente, più la misura di quest'altra lunetta. Okay, questa è una proprietà che noi vorremmo a tutti i costi che sia valida, e lo è e va dimostrato. E ora vi do un'idea di come si dimostra, perché anche qui, insomma, l'idea dovrebbe essere abbastanza semplice da intuire, poi formalizzarla al solito è faticoso. Qual è l'idea? È chiaro, ho denunciato che questi insiemi misurabili secondo piano Giordano, cioè diciamo io chiamo piano Giordano perché loro hanno formalizzato questo concetto, ma questo era come faceva Archimede, cioè come faceva Archimede a dire qual è il volume di un cono? Faceva esattamente così, prendeva delle approssimazioni dall'interno e dall'esterno, e in realtà usava anche delle proprietà che un po' più forti di quelle che abbiamo appreso noi, supponendo che fossero valide. Ma insomma l'idea non è recente, la formalizzazione lo è, ma l'idea è quella di Archimede sostanzialmente. Ok, allora come faccio a dire che intersezione, unione, differenza sono misurabili? Allora mi devo ricordare cosa significa che E e F sono piano Giordano misurabili. Cosa significa? Significa che sia E che F hanno dei polirettangoli all'interno e all'esterno che hanno misure la cui differenza è piccola a piacere. Ok? La misura di E, io per ogni epsilon, quindi qui se voi fissate un qualunque epsilon positivo, fissato qualunque epsilon, per definizione c'è un polirettangolo contenuto dentro E la cui misura differisce dalla misura di E per meno di epsilon, perché la misura di E era l'estremo superiore di queste misure, e quindi per ogni E, per definizione di estremo superiore, per ogni epsilon c'è un polirettangolo verde che è contenuto e che chiamiamo, no, cioè un E star, un polirettangolo interno, ci metto l'asterisco in basso, contenuto in E, e la differenza delle misure è minore di epsilon, e ce ne sarà anche un esterno che contiene E. Per ogni epsilon ce n'è uno la cui misura differisce per meno di epsilon. Vi torna questo? Lo stesso vale per F, perché anche F è misurabile, quindi anche F avrà un suo polirettangolo all'interno e un suo polirettangolo all'esterno. Okay. Non si capisce molto, però dovete intuire quello che stiamo facendo. Qui c'è F star, polirettangolo contenuto in F, F star in alto contenuto. Allora cosa succede? Che la mia ipotesi, che non sto a scrivere, è che sostanzialmente le differenze delle misure tra il polirettangolo esterno e quello interno è minore di epsilon, dove epsilon è un numero piccolo che ho fissato a piacere, e lo stesso per F, cioè sto dicendo che le cornici, vedete queste cornici che si formano
sulla frontiera degli insiemi sono dei polirettangoli, perché sono differenze di polirettangoli, e sono dei polirettangoli di area minore di epsilon, sono molto piccole, hanno area molto piccola, ok? Quindi se io voglio dimostrare che questi insiemi sono misurabili e che le misure soddisfano queste proprietà, basta che io trovi dei polirettangoli che approssimano questi insiemi dall'interno e dall'esterno e dimostro che le loro aree soddisfano a meno di un epsilon questa uguaglianza. Okay? L'idea è che io trovo dei polirettangoli per tutti questi insiemi, in particolare consideriamo l'intersezione, consideriamo questi tre qui, i tre pezzi in cui si divide l'unione, trovo dei polirettangoli che approssimano questi tre pezzi e poi dimostro che le loro aree soddisfano questa uguaglianza a meno di un errore che però ha un epsilon, e epsilon è piccolo a piacere, quindi questo errore, essendo piccolo a piacere, al limite, essendo questo vero per ogni epsilon, non c'è. Okay? Ritorna come idea? E va bene, è molto semplice. Come faccio a trovare qual è, vi sapete dire qual è un polirettangolo che approssima E meno F? Cioè E meno F è questa lunetta qui. Qual è un polirettangolo che ci sta dentro e qual è un polirettangolo che lo contiene? Polirettangolo. Esattamente. Ritorna. Qual è un polirettangolo contenuto nella lunetta di E? Devo prendere il polirettangolo verde che è contenuto in E, ma devo togliere qualche cosa che contiene tutta la lente, quindi devo togliere quello rosso che contiene F. Ok, questo è verde perché è un interno e questo è rosso. E qui invece abbiamo, invece quello che contiene sarà, prendo un polirettangolo che contiene tutto E, questo certamente contiene E meno F, ma devo togliere la parte verde dentro F. Ritorna questo? E quant'è la differenza delle aree di questi due polirettangoli? Beh, questa differenza è sempre contenuta in queste cornici, nell'unione di quelle cornici. L'unione di quelle cornici aveva area epsilon, quindi la differenza tra questi due polirettangoli, la differenza delle loro aree, è minore di epsilon, ok? Siccome questo è vero per ogni epsilon, questo insieme è misurabile e la sua misura è vicina, per meno di epsilon, alla misura di questi due insiemi. Va bene? Quindi fate lo stesso per tutti e tre i pezzi e poi scoprite che sui vari pezzi questa formula è valida. Però ci sono delle discrepanze perché i pezzi hanno gli star sopra, sotto, sono un po' sbagliati, ma queste discrepanze vi danno degli errori che sono minori di epsilon. Quindi ottenete, prendendo tutti i pezzi nel modo giusto, per esempio l'intersezione F-E, basta che scambiate E e F, ma l'intersezione dove sarà, qual è un polirettangolo contenuto nell'intersezione? Sarà all'interno, devo prendere E intersecato F, e all'esterno prenderò E l'intersezione degli esterni, no? Se io prendo l'intersezione degli esterni, questo contiene l'intersezione, l'intersezione degli interni, questo è contenuto nell'intersezione, quindi vale questa proprietà. Ok? Allora è chiaro che mettendo assieme tutto questo e sistemando tutto, ottenete che questi insiemi, queste operazioni si possono fare e vale l'additività di questa misura. Quindi questo conclude il fatto che questa misura soddisfa tutte le proprietà che ci siamo poste all'inizio sugli insiemi che abbiamo deciso essere misurabili, sugli insiemi misurabili secondo piano Giordano. Allora, la cosa importante che vorremmo dire adesso è, ce la facciamo, almeno un'intuizione, come mai questa misura è invariante per rotazione? Questo è un fatto non banale. E se volete la regola del riscalamento, come mai quando io riscalo mi si moltiplica in quel modo? Thank you.
Finora abbiamo definito una misura che soddisfa le proprietà di base, ora vogliamo dimostrare che questa misura ha questa proprietà aggiuntiva, che è, diciamo, si potrebbe dire formula dell'area, in un certo senso. Questo è esattamente un argomento che vedrete poi il prossimo anno, ma lo anticipiamo. Qual è l'idea? Che sia l'invarianza per riscalamento che l'invarianza per rotazione sono un fatto particolare rispetto a una proprietà più generale. Cioè, cosa succede della misura se L da R2 in R2 è lineare, affine, diciamo? Se avete una trasformazione lineare affine, vuol dire una trasformazione lineare e una traslazione, se volete. La traslazione non crea nessun problema, potete pensare a una funzione lineare come quelle che avete visto a geometria. Quanto sarà la misura di L di un insieme E? Se voi applicate qualunque trasformazione lineare, lo sapete come cambia l'area? Ora, se c'è una rotazione l'area rimane invariata, se è una dilatazione viene moltiplicata per coefficiente al quadrato, t quadro, ma in generale lo sapete cosa sono, avete in mente cosa avverrà in generale? Il valore assoluto del determinante. Il valore assoluto del determinante. Esattamente. Cioè, se voi avete un insieme, lo trasformate con un'applicazione lineare, questo si deforma in maniera lineare, quindi si ingrandisce, si deforma, ruota, non lo so. E il rapporto tra le aree è esattamente il determinante dell'applicazione lineare, che ha un significato geometrico quindi molto rilevante. Il significato geometrico del determinante è questo, è il rapporto, come variano le aree tra immagine e tra dominio e codominio. Okay? Questo vi dice tutto, perché le rotazioni hanno determinante 1, quindi questo fa 1 per le rotazioni, ma anche le simmetrie, per esempio, cioè tutte le isometrie hanno determinante 1. Avete visto il gruppo ortogonale, no? Gruppo ortogonale, ON, le matrici ortogonali. Non l'avete ancora visto. Va bene, le matrici ortogonali sono quelle che rappresentano le rotazioni, le simmetrie, le isometrie, e hanno determinante 1. Se c'è un riscalamento, il determinante vi fa... Cioè, le rotazioni sono queste, no? Coseno di teta, seno di teta, meno seno di teta, coseno di teta. Questo è determinante 1 perché viene coseno quadro più seno quadro, che fa sempre 1. E riscalamenti, se voi riscalate, la matrice di riscalamento è questa, lambda sulla diagonale, e questa determinante, lambda quadro. Ok? Poi dovete metterci... Se voi fate una simmetria, che cos'è una simmetria? La simmetria è, non so, meno 1. Per esempio questa è la simmetria rispetto, scambia la coordinata x con meno x. Il determinante è meno 1, però qui ci abbiamo messo il modulo e quindi di nuovo funziona, la simmetria mantiene l'area. Va bene, come si fa a dimostrare questo fatto? Beh, l'idea è che... l'idea è questa, che ogni applicazione lineare si può scrivere come composizioni di delle trasformazioni elementari di Gauss. Cioè, come fate voi a trovare il determinante? Cioè, pensate al determinante di L, come si trova il determinante di una matrice? Si applica la riduzione di Gauss, avete visto questo, no? Sì, il pivot. Sì. Ecco. Quali sono le proprietà, se volete, le proprietà fondamentali del determinante? A volte si danno proprio come assioma. Quali sono le proprietà del determinante? Il determinante della matrice identità è 1. E poi dite, se è una matrice sommo a una riga, sommo un multiplo di un'altra riga, il determinante non cambia, no? Queste sono le operazioni. Se scambio due righe, il determinante cambia di segno. Sono queste le proprietà fondamentali. Ok? Allora, io sto dicendo che queste operazioni... l'algoritmo di Gauss per risolvere un sistema lineare, che è lo stesso che l'algoritmo di Gauss per trovare il determinante di una matrice, è proprio questo. Voi prendete una matrice qualunque,
scegliete un elemento diverso da zero e a ogni altra riga sommate un multiplo di quella riga in modo da annullate la prima colonna, giusto? Poi prendete un altro elemento diverso da zero e annullate una seconda colonna usando queste operazioni che sono a ogni riga posso sommare un multiplo di un'altra riga e poi a volte dovete scambiare le righe, quindi se scambiate righe il sistema non cambia, il determinante non cambia. E questo si potrebbe fare sulle righe e sulle colonne, perché voi avete visto che il determinante della matrice trasposta è lo stesso, quindi le stesse operazioni fatte sulle colonne hanno le stesse proprietà. E ora qui, non so se l'avete visto questo, però si potrebbe fare una riduzione di Gauss. La riduzione di Gauss vi porta a una matrice a scala. A volte ci sono dei gradini più lunghi, se la matrice non è invertibile, no? Se la matrice non è invertibile, a un certo punto c'è una riga che diventa tutti zeri. Però quello è un caso, glissiamo su quel caso, perché quello vi dà determinante 0. E se la matrice non è invertibile, voi state dicendo che tutto il piano va dentro una retta. È chiaro che l'area diventa 0 se la matrice non è invertibile. Quindi supponiamo che non succeda, per semplicità. Se non succede, voi trovate una matrice triangolare superiore sul metodo di Gauss. Ma una volta che avete una matrice triangolare superiore, potete procedere sulle colonne e potete annullare anche la parte superiore della matrice e ottenere una matrice diagonale. Questo non so se l'avete fatto, perché non è così utile, però si potrebbe fare, si chiama riduzione completa di Gauss, avete visto? All'inizio. Ma non dovete dimenticarvi quello che avete fatto. Questo è importantissimo, no? Allora, voi potete fare una riduzione completa. Allora, cioè, l'idea di tutto questo qual è? Che qualunque applicazione lineare, invertibile, diciamo, L, si scrive come composizioni di trasformazioni elementari, che sono quelle che vi ho detto, scambiare le righe e aggiungere una riga o il multiplo di un'altra riga, ok? Composizioni, diciamo, di queste funzioni elementari, finché non diventa diagonale. Allora, cosa devo dimostrare per dimostrare che vale questa formula? È sufficiente mostrare che ognuna di queste trasformazioni elementari soddisfa quella proprietà. Perché? Perché questa proprietà, se io compongo due trasformazioni lineari, questa proprietà, se vale sulle due trasformazioni separatamente, vale sulla composizione, perché la composizione che determinante ha? Il determinante del prodotto è il prodotto dei determinanti, quindi se io compongo le due trasformazioni la misura dell'insieme viene moltiplicata prima per il determinante di una, poi per il determinante dell'altra, e quindi è come moltiplicare per il determinante dell'applicazione composta, che sarebbe il prodotto delle matrici che rappresentano le composizioni. Ok? Quindi io basta che dimostri quella formula per le trasformazioni elementari di Gauss. Sto facendo tutta questa fatica per dirvi che questo si può fare in dimensione qualunque, in dimensione n, non solo nel piano. Nel piano sarebbe più semplice, perché nel piano ci sono pochi casi da considerare, però questo si può fare in realtà non è riduttivo, si può fare in dimensione qualunque. E cosa succede? Quali sono le trasformazioni elementari? Se io scambio le righe, questo significa scambiare due coordinate. È ovvio che se io scambio le coordinate, queste misure di piano Jordan non cambia, perché le aree dei rettangoli non cambiano se voi scambiate le x con le y, quelli rimangono polirettangoli, quindi gli scambi di righe o di colonne, diciamo, non è ovvio che non cambiano il determinante. Poi, se io ho una matrice diagonale, in mezzo c'è una matrice diagonale, no? Perché ogni applicazione lineare, moltiplicando la destra e la sinistra per queste trasformazioni elementari, diventa un'applicazione diagonale. Che l'applicazione diagonale abbia questa proprietà, di nuovo è ovvio, perché che cos'è l'applicazione diagonale? Se io moltiplico una coordinata per un certo coefficiente, sto moltiplicando tutti i rettangoli, sto allungando i rettangoli. Se moltiplico la coordinata x per 2, tutte le basi dei rettangoli vengono moltiplicate per 2 e quindi le misure vengono moltiplicate per 2. È una banalità, ok? Se moltiplico anche la seconda coordinata per 3, tutte le aree vengono moltiplicate per 3. E quindi se riscalo sia la x che la y, tutte le aree vengono riscalate per il prodotto dei due riscalamenti.
Ok, quindi sulla diagonale non c'è niente, è una banalità. Quello che rimane da dimostrare è quello che succede per una di queste operazioni in cui io a una riga sommo un multiplo di un'altra riga. E convincetevi che siccome io prendo in considerazione solo le due righe coinvolte, sostanzialmente sto lavorando nel piano, quindi il fatto che siamo nel piano non è positivo. E qual è la trasformazione che... cioè come viene modificato un quadrato quando io a una riga sommo un'altra riga? Non so, fidatevi, ma è questo, diciamo. Il quadrato viene trasformato in un parallelepipedo. Se voi prendete questa trasformazione, x'... cos'è questa trasformazione? Y' rimane invariato. Questo è l'analogo di parallelepipedo nello spazio. Sì, potrei fare anche nello spazio di parallelepipedo. Cioè io fisso due coordinate, tutte le altre rimangono invariate. Se io fisso due coordinate, che cos'è questa trasformazione? La coordinata Y è uguale a Y'. Le Y rimangono invariate. Alla X ci sommo MY. Ok, queste sono le... sto sommando a una riga un multiplo di un'altra riga, ok? Questa è una di quelle mosse elementari di cui devo dimostrare che mantengono le aree. Quindi devo dimostrare, quindi tutto questo per dire, e così finiamo l'argomento, tutto questo per dire che questa formula si riconduce a dire che l'area di un parallelogramma è base per altezza. Ok? Cioè alla fine... io cos'è che devo dimostrare? Mi sono ridotto a questa trasformazione elementare, e questa trasformazione elementare è quella che prende un rettangolo o un quadrato, è lo stesso, e cosa fa? Lo deforma mantenendo l'altezza e in effetti mantenendo la base, lo deforma in un parallelogramma. Allora devo dimostrare che queste due figure hanno la stessa area con la definizione che abbiamo dato. Okay, ma a questo punto la cosa è abbastanza chiara, perché quindi devo trovare l'area di questa figura, devo dire che l'area di questa figura è uguale all'area del rettangolo con la stessa base e la stessa altezza, e come faccio? L'approssimo dall'interno e dall'esterno. Come si approssima? Così, dall'interno, con tanti rettangolini. Vi torna, io posso, come faccio a trovare un polirettangolo contenuto nel parallelogramma? Posso prendere tante strisce orizzontali e all'esterno lo stesso. Allora cosa succede? Che i rettangoli verdi sono leggermente più, hanno una base leggermente più piccola della base del parallelogramma, e i rettangoli rossi hanno una base leggermente più grande della base del parallelogramma. Però chiamate epsilon questa differenza, e se sommate le aree dei rettangoli verdi ottenete l'area del rettangolo di partenza più epsilon volte l'altezza. Quindi a meno di un errore epsilon, è chiaro che questa scalettatura più è sottile, più rettangoli, più strisce faccio, e più in effetti scopro che l'area del parallelogramma è vicina, e quindi è uguale in realtà, perché passando al limite è uguale all'area del rettangolo. Mi torna? Se io raddrizzo questi pezzi, se io li schiaccio tutti a sinistra, cosa succede? Se io li schiaccio tutti a sinistra ottengo dei rettangoli, diciamo, i rettangoli verdi sono leggermente più stretti, i rettangoli rossi sono leggermente più larghi del rettangolo di partenza, ma questa differenza la posso rendere piccola a piacere, e quindi ottengo che la misura è la stessa.